Un carissimo saluto a tutte e tutti e grazie della vostra preziosa attenzione e delle vostre ricerche autonome attraverso l'indice alfabetico, sempre aggiornato. Ho già informato in diversi video della prossima farsa che metteranno in atto riguardo agli extraterrestri dopo le farse in corso. Trovate come arrivare a tutti i video che parlano di questo evento nel sunto Extraterrestri del 9 marzo 2022. Avete il link nella descrizione di questo video. Ho fatto una piccola ricerca sui vecchi giornali, ma prima rivediamo parte del video Le eclissi sulla Terra piatta, pubblicato il 31 luglio 2021. Da indice alfabetico si accede attraverso la voce Eclisse ed eventi cronologici. Lascio sempre il link anche in descrizione. Eventi cronologici. La guerra mondiale termina il 15 agosto 1945. Vengono fondate le Nazioni Unite il 24 ottobre del 1945. Gli Stati Uniti fanno l'operazione militare High Jump in Antartide nell'agosto del 1946. E dove vanno? Vanno a cercare di attraversare l'Antartide. In altre parole, secondo la gente, la CNN, il National Geographic, tutti coloro che controllano il mondo sono andati dagli Stati Uniti. Si presume che sono andati in Antartide, qui in basso, con un'operazione chiamata High Jump o Grande Salto, nel 1946, con 4.300 uomini, 13 navi, 33 aerei, portaerei, rompighiaccio, un'operazione preparata per 8 mesi, durò solo 6 settimane. L'ammiraglio Byrd si è suicidato. Questa è storia. Nell'anno 1947 si ritrovano i manoscritti del Mar Morto Qumran, che hanno a che fare con questo. Tutto quello che succede in Israele ha a che fare col mondo. Nasce per decreto lo Stato di Israele nel 1947. L'Unione Sovietica fa il suo primo contratto con l'Antartide nel gennaio 1947 e succede il famoso incidente di Roswell nel Nuovo Messico. Il primo contatto con un UFO. E qui inizia la storia degli UFO nel 1947, in luglio. Iniziano i film di Hollywood con gli extraterrestri, i marziani e gli UFO volanti dal 1947. Se avete fatto attenzione, la prima volta che si parla di UFO è stato nel luglio 1947. Bene, iniziamo questa piccola ricerca sui quotidiani. La prima volta che ho trovato la parola extraterrestre è sul giornale Opelousas Courier del 14 aprile 1888 in francese, dove parla degli effetti dell'oppio. L'uomo pensa di essere portato via in un mondo super o extraterrestre. Si tuffa nell'abisso, sale sull'empireo. Secondo la teologia cattolica medievale è il cielo empireo. È il più alto dei cieli, luogo della presenza fisica di Dio, dove risiedono gli angeli e le anime accolte in paradiso. Poi fino al 1917 ho trovato la parola extraterrestre su Hispano America del 30 dicembre 1917. Nuovo anno, a mezzanotte dalle porte della gloria e al bagliore di perle d'oro di una luce extraterrestre, esce sulle spalle di quattro angeli nella sua sedia gestatoria San Silvestro. Anche qui siamo nel 1917, nulla che riguardi gli UFO. Il 17 luglio 1920 su El Mundo, nell'articolo Discorso di Scienza, siamo rimasti senza aria? L'articolo tranquillizza i lettori scrivendo che la caduta di meteoriti di tanto in tanto compensa con qualche chilo la materia cosmica, il flusso dell'aria verso lo spazio extraterrestre causato dalla forza centrifuga. Più che discorso scientifico possiamo chiamarlo scherzo scientifico. Ma vediamo col vocabolo in lingua inglese, extraterrestrial. Ho trovato diverse testate fino al 1900 e tutte le voci si riferiscono come a questa descrizione del 1884 sulla vecchia teoria dell'aurora boreale, ovvero a materiale extraterrestre proveniente da meteoriti, ma non da vita extraterrestre. Oppure questa pagina del 1883, dove secondo alcuni teorici affermano che i terremoti accadono a causa di influenze cicliche extraterrestri. Da The Prescott Scott Daily New del 25 giugno 1908 menzionano meteoriti, ma leggiamo bene. Si parla di supporto della teoria dell'arrivo dei frammenti dallo spazio extraterrestre, non di vita extraterrestre.
Oppure questa del 1895, dove scrivono di un frammento di meteorite di origine extraterrestre. Interessante questo articolo da El Paso Herald del 1 agosto 1914. Riguarda la dimostrazione di alcuni esploratori, come oggi non viene mai indicato alcun nome di questi esperti, che esiste una continua caduta dal cielo di particelle di polvere celeste che causa le aurore boreali. Wow, guardate cosa scrivono qui sull'Evening Star del 1 dicembre 1930. Il professor Hess ha scoperto un raggio radio in grado di tagliare un piatto di piombo con una forza extraterrestre. Avviciniamoci al nostro tempo, da The Washington Times del 4 dicembre 1926. Chissà perché sempre prima del periodo natalizio escono queste scoperte. Il professor Russell pensa che possa esserci vita vegetale su Marte. E gli ottimisti sognatori, bene, ma se c'è vita vegetale può esserci anche quella animale, vanno assieme, una dipende dall'altra. E arriviamo fino al 1946, dove extraterrestre è riferito solo a meteoriti, ma non a vita extraterrestre, se non quella vegetale, ma è un'ipotesi su Marte. Salto in avanti fino al 20 marzo 1950. Questi dischi volanti non se ne vogliono andare. Questa storia di dischi volanti che era stata sepolta sta ossessionando le forze dell'aeronautica americana. L'articolo descrive l'ultimo avvistamento e tutto quanto gira intorno a forze armate, Pentagono, eccetera. Qualcuno di voi dirà, ma perché non cerchi flying saucers, dischi volanti? Già fatto? E fino al 1946 nulla. Nei vecchi giornali flying saucers si riferisce solo ai lanci di baseball, ma non certo ai dischi volanti. Ed ecco che nel 1947 all'improvviso migliaia e migliaia di articoli. Ma già allora l'Evening Star del 7 luglio 1947 esce con l'articolo «Gli scienziati dubitano e pensano che si tratti di armi segrete degli Stati Uniti». Se ponderiamo un attimo, siamo nel 2022 e sono passati 75 anni da allora. Dalla prima volta che hanno parlato di dischi volanti. Certo che se si tratta di civiltà avanzate, sì, sono avanzate, ma solo nelle nostre fantasie, grazie anche ai propagatori di questa ultima menzogna in procinto di far accadere. Vi lascio al video di David Adamovich, esperto dei rotoli del Mar Morto, per una interessante esposizione riguardo ai celebri traduttori ebraici. Buona visione! Che il testo ebraico lo direbbe, ma sono semplicemente delle speculazioni, delle ipotesi, delle favole praticamente, e che questo sia in questa maniera ve lo faccio dimostrare in veramente pochi minuti, anche citando esattamente i passaggi che loro dicono che praticamente non corrispondono alla realtà che abbiamo nei musei, i testi ad essere scontrati nei musei. Sentite adesso e guardate la base sulla quale cosiddetti esperti, traduttori delle lingue antiche, costruiscono le favole. Quindi si parte da qualcosa che, ecco come adesso sentirete, possa far vedere che tutto è relativo, che tutto è soggetto delle interpretazioni, quindi non c'è in realtà una certezza del contenuto della Bibbia ebraica. Guardate per esempio in questa conferenza, uno di tanti conferenzieri che espongono questa linea, cosa dicono. La Bibbia dei codici più antichi era tutta scritta con una successione ininterrotta di consonanti, cioè le vocali non esistono nella lingua ebraica. La Torah, cioè i primi cinque libri, il Pentateuco, quello che noi conosciamo con questo nome, era che è il succo, il nucleo, da cui deriva poi tutto il resto, è formato da un po' più di 300.000 consonanti messe tutte in fila, una dopo l'altra, senza nessuna distinzione tra le parole, neppure. Quindi il primo lavoro che hanno dovuto fare i massoneti è stato identificare le parole, cioè decidere dove dividere. Avete sentito? Cosa è stato detto? Quindi la Bibbia ebraica, secondo cosiddetti esperti e traduttori delle lingue antiche,
È stato un testo praticamente dove queste 300.000 lettere erano tutte attaccate, praticamente non separate, e quindi sta parlando che è stata suddivisa, diciamo, il contenuto della Bibbia ebraica antica dai masoreti, e questa divisione delle parole praticamente, secondo questa esposizione, è accaduta solo praticamente fatta dei masoreti nel VII-VIII secolo dopo Cristo. Adesso ve lo faccio sentire proprio questa cosa qui. Adesso sentite, secondo questi cosiddetti esperti e traduttori delle lingue antiche, conferenzieri, che screditano la testa della Bibbia ebraica come un testo praticamente che era fatto di una grande praticamente raccolta delle lettere, dove ognuno ha poi dopo più tardi, nel VII-VIII secolo, deciso di dividere parole e creare il significato nuovo, praticamente nel VII-VIII secolo, di quello che sarebbe stata la Bibbia ebraica, VII-VIII secolo dopo della nostra era, o come alcuni dicono dopo Cristo. Guardate qui. Molto prima gli ebrei, cioè hanno cominciato molto prima i teologi ebrei a introdurre nella Bibbia ciò che in ogni momento serviva a introdurre. Quindi la Bibbia è un testo che è stato continuamente scritto, riscritto, rimaneggiato, tagliato, implementato, parzialmente nascosto, occultato, insomma tutto è stato fatto su questo testo, e fino a che a un certo punto, tra il VII e il IX secolo dopo Cristo, quindi per dire arrivando alla fine all'epoca di Carlo Magno, tanto per capirci, hanno deciso di fissarla, cioè di fare l'intervento definitivo, quindi di chiuderla, di sigillarla, fare in modo che non fosse più toccabile da nessuno. E questo l'hanno fatto diverse scuole, e diciamo quella che ha vinto, quindi quella che ha prodotto il codice su cui sono costruite tutte le Bibbie che abbiamo in casa, è la cosiddetta scuola di Tiberiade, che era in contrasto con la scuola samaritana, che era in contrasto con la scuola palestinese, che era in Quindi calcolate, praticamente, secondo questa esposizione, solo nel VII-VIII secolo dopo Cristo, la scuola ebraica di Periade decide di fissare il testo, e quindi di conseguenza, come abbiamo sentito nella precedente esposizione prima di questa, si dice che praticamente la Bibbia ebraica era nient'altro che una lunga successione delle lettere dove non c'erano le parole separate, e quindi questo è avvenuto nel VII-VIII secolo grazie alla scuola di Periade dei Masoreti. Ebbene, adesso andiamo a vedere veramente cosa c'è nei musei di Gerusalemme e nei rotoli antichi del Mar Morto. Vedete, nella grotta come questa, che è la famosa grotta numero 4, emblematica, molto ricca, con dentro ritrovati tanti scritti della Bibbia ebraica e tante copie della Bibbia ebraica, sia dei 5 libri di Mosè, di cui questi conferenzieri parlano del Pentateuco e della detta famosa Torah della Bibbia ebraica. Ecco, in questa grotta sono state trovate centinaia e centinaia di copie di questi libri in ebraico, e addirittura che risalgono a un'epoca del terzo, secondo secolo avanti Cristo, che sono ben, rispetto alla scuola di Tiberiade, quella del VII-VIII secolo dopo Cristo, quindi la nostra era. Quindi stiamo parlando di qualcosa come ben 1100 anni, quindi prima della scuola di Tiberiade, prima dei masoreti, di cui si dice erano loro a fissare il testo della Bibbia ebraica, erano loro praticamente, perché secondo questi la Bibbia è una raccolta di lettere che si susseguono, e praticamente alla volontà libera degli uomini fu fatta la separazione delle parole ebraiche
in questa Bibbia ebraica, quindi è un testo molto relativo, fatto così a piacimento degli uomini che hanno separato una certa cosa nel VII, VIII secolo a.C. Ebbene, adesso vedremo le prove materiali di come era la Bibbia ebraica 1100 anni prima del VII, VIII secolo d.C., nostra era, della scuola di Tiberiade. Come dicevo prima, grazie sempre al mio popolo ebraico, agli ebrei, e in questo caso agli ebrei che vivevano qui, vedete i resti del villaggio di Qumran, che era centro operativo di una vita comunitaria, di un grande gruppo praticamente degli ebrei, così, guardate, guardate l'infondatezza e la falsità, ecco le prove, prove veritiere, veritiere. Questo è il rotolo del Deuteronomio, sulla pelle degli animali, antico, praticamente più di 2000 anni, rinvenuto nelle grotte di Qumran, fa parte dei famosi rotoli del Mar Morto, e praticamente fa parte dei 5 libri di Mosè, la famosa Torah di cui vi parlo, non la Bibbia ebraica, il famoso Pentateuco, e siccome secondo loro tutto è relativo, tutto era attaccato, nulla si sa come sarebbe stato questo testo, è stato creato a volontà e piacimento nel VII-VIII secolo della nostra era. Invece qui non è vero, abbiamo la Bibbia ebraica, Pentateuco, gli antichi rotoli, copie degli antichi rotoli di Mosè, 1100 anni antichi prima della scuola di Tiberiade, in cui si vede esattamente conservato nei musei. Lo potete vedere, le potete andare a vedere. Questo praticamente sono le copie più antiche, la Bibbia ebraica, Pentateuco praticamente, che risale a 1100 anni prima della scuola di Tiberiade, della Bibbia ebraica. Guardate qui, Deuteronomio della Torah, della Bibbia ebraica. La parola spazio, la parola spazio, parola spazio, parola spazio, parola. Idem, parola, spazio, un'altra parola intera separata, spazio, un'altra parola intera separata, spazio, un'altra parola, spazio, e così via. Un'altra parola, spazio, un'altra parola intera, spazio, un'altra parola intera, spazio, un'altra parola intera. Queste sono le prove. Chi preferisce sentire le favole di cosiddetti traduttori, esperti delle lingue antiche, è libero di scegliere di approcciare verso una realtà che si basa sulle prove scientifiche, su reperti archeologici